Alcuni giocatori sono in ferie da qualche giorno, molti altri lasceranno Pescara per il meritato riposo nelle prossime ore, ma portandosi dietro il bagno di folla di sabato scorso, un entusiasmo indescrivibile di migliaia e migliaia di tifosi che dopo la notte di giovedì hanno continuato a celebrare il ritorno in A del Delfino e a inneggiare i loro beniamini. Una vera e propria passerella quella dei calciatori sul bus scoperto, entusiasmo ai massimi livelli alla partenza dallo stadio in corso Umberto a Montesivano e poi sulla riviera, poco prima che la squadra arrivasse sul palco allestito in Piazza della Repubblica. Uno spazio che a stento ha trattenuto la folla biancazzurra con tanto di spettacolo per lo sventolio di bandiere. Serata nobilitata dalla presenza del presidente della Lega di Serie B Abodi, che ha salutato il Pescara premiando la squadra. Ci dispiace che ci lasciate una Lega comunque che cerca di migliorare, però ve lo siete meritato, li guarderemo da lontano, speriamo soltanto di vedervi in Serie A per il tempo possibile. Acclamatissimo tra gli altri il tecnico Massimo Oddo, il nuovo profeta biancazzurro. Ma guardate, io vi dico sinceramente che sto provando la più forte emozione, la sto provando adesso, perché prima non mi sono reso conto di quello che questi ragazzi non sono stati capaci di fare. Poi non so, sarà l'adrenalina, la responsabilità, il fatto di essere di Pescara. Ho finito la partita che non avevo neanche le forze di esultare. Invece adesso mi sto rendendo conto di quello che i ragazzi hanno fatto quest'anno. Un bravo a tutti quanti, un bravissimo a tutto lo staff tecnico, perché magari non li conoscete benissimo come ragazzi, come me, ma hanno fatto un lavoro eccezionale assieme a me e anche più di me.